si conclude l'appuntamento tra i più attesi del litorale romano durante l'estate. La Sagra del Pesce di Fiumicino, svoltasi dal 12 al 14 giugno, incassa anche quest'anno un grande successo di pubblico e partecipazione. Non solo pesce, ma anche stand di prodotti tipici, artigianato, animazione, musica e tanti spettacoli. Un programma davvero ricco per la manifestazione, giunto ormai alla sua 45esima edizione. Siamo in compagnia di Pino Larango, presidente della Proloco di Fiumicino, che da sempre organizza questo bellissimo, bellissimo evento che si chiama La Sagra del Pesce di Fiumicino, arrivata alla sua 45esima edizione. Una manifestazione che ha da sempre un grande successo, ma qual è l'ingrediente principale di questa manifestazione? Ovviamente il piatto tipico della nostra tradizione culinaria, il pesce, e la nostra specie, calamari e gamberi che finiscono nella padella qui alle mie spalle. La Sagra del Pesce ha 45 anni, come la nostra Proloco, che li festeggerà in ottobre, ed è appunto un evento tradizionale folcloristico della nostra città. Una 3 giorni dedicata quindi ad un prodotto tipico del nostro territorio, e Fiumicino vanta infatti una grande tradizione marinaresca. Ma quanti chili di pesce avete comprato e quanti chili ne avete soprattutto cucinati? Siamo arrivati già a 20 quintali e quindi stasera supereremo il nostro record dell'anno scorso. È una tradizione marinara storica, viene appunto dal primo insediamento dei pescherecci, dei pescatori su questo territorio, che con gli anni hanno determinato poi la nascita di tanti ristoranti che sono un orgoglio e una caratteristica delle nostre tavole. Possiamo dire che quindi questa manifestazione crea anche un indotto economico importante per la città di Fiumicino? Certamente, noi ci fermiamo su 3 giorni perché una vera sagra non deve durare di più, non è un'operazione commerciale, ma siamo qui proprio per promuovere anche quello che di tanto buono e gustoso i turisti, le persone possano andare a gustare nei tanti locali della nostra città. Il successo di pubblico è sempre molto ampio. Secondo lei qual è il motivo di così tanto successo? A volte ce lo domandiamo, perché abbiamo queste tante persone affezionate che poi alla fine facciamo anche conoscenza, che vengono puntualmente. Anche stamattina hanno sfidato un pochino una piccola burrasca che c'è stata, un po' di pioggia, adesso finalmente splende il sole, però sono così affezionati che non li ferma nessuno, non riescono a rinunciare alla Sagra del Pesce. Marco Venturi, vicepresidente della Proloco di Fiumicino, lei l'ha detto, alla padella. Come funziona questa gigantesca padella che abbiamo davanti? Allora, il funzionamento è abbastanza semplice, è alimentata a gas, consuma, ogni volta che l'accendiamo circa 3 ore porta un centinaio di chili di gas per portare il calore e mantenerlo a 170 gradi, che è più o meno la temperatura a cui l'olio lavora in maniera ottimale e garantisce un fritto croccante. In quanti siete a lavorare? Mai abbastanza, perché poi alla fine più siamo e meno si fatica, e tutti gli anni riusciamo mano a mano a oliare gli ingranaggi, il meccanismo. Io sono 12 anni che la faccio e va sempre meglio. Operativamente siamo una quarantina di persone, poi dislocati tra padella, friggitrici, cucina, distribuzione, retrovie per la gestione di tutto quello che è le vivande, quindi calamari, gamberi e quant'altro, insomma. Sembra una macchina infernale, invece è? No, è la sfarinatrice, è un congegno elettronico che serve apposta a sgrullare la farina una volta che abbiamo infarinato i calamari e i gamberi. Alla Sagra del Pesce di Fiumicino non poteva mancare la birretta, la birra fatta con il cuore, che viene prodotta proprio qui a Fiumicino. Sì, siamo qui a pochi passi all'Isola Sacra e partecipiamo tutti gli anni a questa festa. Siamo la birra locale, cerchiamo insomma di essere presenti. Proprio ieri avete fatto una grande festa compiendo il decennale dalla vostra apertura come stabilimento di birrificio. Sì, abbiamo fatto una festa presso il birrificio dove è intervenuta tantissima gente, e musica e festa, e è stato molto bello. E tanta birra. E tanta birra. Tutti in fila per un buon piatto di pesce. Eh sì. Ogni anno viene a Fiumicino per la Sagra del Pesce.
L'altro anno siamo venuti, quest'anno anche, speriamo che sia come l'altro anno. Anche il prossimo. Se è buono venite anche il prossimo. Anche il prossimo, anche se a me non piace il pesce, ma vengo lo stesso. Che mangia allora qua? Quello che capita. Qualcosa troveremo. Secondo me oggi le piacerà anche il pesce. Se mi vede non mi muoio di fame. Questa sera ai commensali verrà anche fatto un gradito omaggio. Sì, il famoso piatto della Sagra del Pesce, la Sagra del Pesce della Festa delle Tradizioni Marinare della città di Fiumicino, che è un marchio registrato di cui la Prologo detiene ogni titolo. È un marchio curioso in cui ci figura un pesce che tiene una padella sulla quale frigge la città. Si riconoscono alcuni edifici particolari della nostra città, la chiesa, il palazzo dell'orologio del comune, il canale dei pescatori con una paranza, quindi è una situazione inversa, insomma. Ecco, è un'immagine goliardica di un nostro concittadino che rappresenta un po' la festa delle tradizioni marinare della nostra città. Signora, quanta fila ha fatto per mangiare questo pesce? Guardi, un'ora e mezza, però ne è valsa proprio la pena, sinceramente. Sinceramente, sì. Qual è il piatto che preferisci? Ho visto che ha preso un po' di tutto. Sì, soprattutto la frittura. È buono tutto, però la frittura è favolosa. Giovanna si è addetta allo sporzionamento. Sporzionamento, esatto. Quindi, niente, ci dedichiamo praticamente da 3 giorni a far rivivere un pochettino quella che è la nostra terra qui a Fiumicino. E niente, vi aspettiamo per il prossimo anno e speriamo di avere questo pubblico sempre così caloroso e presente. Grazie ancora e vi aspettiamo al prossimo anno. Ciao a tutti.